Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Estrin. Allora, voi starete pensando, ma questo ancora che cosa vuole da noi? E con questo gioco, giustamente, e non vi voglio ancora far perdere tempo, ma sono qui perché, puta caso, sono riuscito a platinare il gioco. Quindi, se ci fosse qualcuno che è intenzionato a cimentarsi nel platino, quindi nel cercare di prendere tutti quanti i trofei per platinare il gioco, sappiate che è veramente, veramente, veramente facile. Allora, io vi faccio una panoramica veloce di come, insomma, dovrebbe essere. La cosa più facile è, durante l'avventura avrete questi 13 personaggi e ogni personaggio sbloccherà praticamente tre, come si chiama? Trofei. Uno durante il prologo di ognuno, uno al 50% della storia di ognuno. E un altro al completamento della storia, quindi al 100%. Quindi per ogni personaggio, ce ne sono 13, se non vado errato, 3 per 13, 39. Quindi avrete, in totale sono 56 trofei, avrete 36, 39 trofei su 56 già sbloccati praticamente soltanto con i personaggi. Gli altri, e questo durante la storia. Poi abbiamo archivio. L'archivio praticamente contiene tutta una serie di allora, questo è raccolta eventi, tutti gli eventi che succedono durante la storia. Questo è in automatico, quindi ve li mette lui. Ma quello importante è questo, raccolta elementi. Per sbloccare questi, che in totale sono, vi faccio scorrere tutti quanti, così vedete questa specie di catena di DNA, no? A doppia elica. Racchiude appunto tutti una serie di elementi e per sbloccarli sia durante la storia alcuni ve li sbloccherà in automatico, altri avete bisogno appunto di questi punti mistero che li avrete combattendo, facendo le battaglie. Quindi, no, ho sbagliato. Dove sono? Eccole. Quindi le battaglie, queste sono le zone. Iniziamo dal tutorial. Ogni volta che completerete una zona, lui vi sbloccherà, diciamo in automatico, alcuni punti mistero da spendere di là nell'archivio. E oltre ai punti mistero che vi darà, diciamo, anche delle ricompense che sono praticamente che fanno parte dell'archivio stesso. Poi, quindi queste sono, diciamo, quelli più semplici, i trofei che voi potete prendere senza problemi andando avanti nella storia, ed è veramente veramente semplice. Gli unici diciamo due trofei che forse dovete fare un po' più di attenzione e che vi ci vorrà leggermente di più, però sono facili anche quelli, perché l'importante è dovete completare tutte le zone, quindi zona 1, zona 2 e zona 3, con il grado superiore, quindi S, e poi se ci fate caso la stellina significa che avete praticamente, vedete se ci fate caso, c'è scritto obiettivi. Adesso questo obiettivo dice percentuale di difesa della città al 50% o superiore, quindi vuol dire che voi l'obiettivo che dovete portare a termine alla fine della missione è questo. In altri casi ci sono avere, ecco qua, completa entro 60 secondi e sempre percentuale di difesa della città 60%. Quindi l'obiettivo è quello e voi dovete soddisfarlo, diciamo, ed è quello che vi darà la stellina. Poi ce ne sono altri invece in cui vi chiederanno Miura, per esempio, che è un personaggio, adesso non mi ricordo qual è. Eccolo qui, che adesso io ho in sovraccarico, quindi non è disponibile. Però lui deve stare nella squadra di attacco. Poi ce ne sono altri che dicono nella squadra di difesa e quant'altro. Però dovete soddisfare tutti questi obiettivi, che sono comunque facili in realtà. Non è che vi portano chissà quali difficoltà, appunto.
e potete completare ogni zona a livello facile, normale o difficile, chi preferisce insomma farsi del male fisico e morale. Però non ci sono limitazioni, quindi potete fare tutto quanto a facile, così è un po' più veloce. E questo è un appunto un trofeo, che è quello che dovete sbloccare, diciamo, tutte quante le zone con il grado superiore S e la stellina, che avete appunto soddisfatto tutti gli obiettivi. Un altro trofeo è legato sempre alle S, che in totale, diciamo che sono più di 30 battaglie, però voi dovete avere 30 battaglie con il grado S, che partono ovviamente dalla zona 1 per arrivare fino alla zona finale, però sono molto di più in realtà, anche perché una volta che finirete il gioco avrete a disposizione anche la zona 4, che non so quante battaglie ci sono, forse saranno 20, 30, infinite, questo non lo so, sono arrivato fino alla decima io. Dovrei fare la undicesima, quindi anche queste fanno il conteggio per quel trofeo, che è quello che appunto richiede 30 battaglie con il grado S. Poi c'è il trofeo dell'archivio completo, che è quello che richiede tutte le zone con il grado S e la stellina, che sarebbe l'obiettivo completato. E poi un altro trofeo, che diciamo pure quello può essere un po' più rognoso rispetto agli altri, è quello di mangiare tutti i cibi che ci sono all'interno del gioco. E voi direte: come si fa? Eh sì, ho scusato, ho sbagliato. Non volevo incominciare, volevo farvi vedere soltanto, diciamo, il racconto. Allora, eccolo qui. Parli di cibo, e questo è: mangia il gelato alla spina, la crepes o la crepe, il Nicuman e l'hot dog. Poi abbiamo, se non vado errato, ok, sì, e abbiamo questo come appunto come cibo da mangiare. Poi avrete l'hamburger, che ci sarà comunque durante il gioco. Ovviamente queste dovete fare entrambe, no? Le vie, ma tanto ripeto, lo farete per forza se volete completare il gioco al 100%. Quindi mangerete tutti questi alimenti, e in più ce ne sono alcuni che sono in un altro racconto, diciamo, in un'altra storia, che anche quello non è mancabile, quindi lo farete per forza. E sarà l'hamburger o il pesce che vi verrà cucinato. Ah, e scusate, c'era un altro, un terzo, che è questo, ma io non mi ricordo il nome. Allora, cerchiamo chi. Ah, una del cibo è lei, Megumi Yakushi, che lei cucina per Kurabe. Cucina o l'hamburger o il pesce, quindi dovete fare prima uno e poi un altro la seconda volta. E poi è lui, che lui è pazzo. Non mi ricordo come si chiama, adesso ve lo cerco. Se lo trovo, se non lo trovo, non fa niente, perché comunque lo avrete per forza. Comunque, l'altro personaggio che si sblocca, cioè che deve mangiare qualcosa, è lui. Ma tanto, andando avanti nella storia, adesso non riesco a trovarlo, ma comunque ve l'ho fatto vedere. È lui, Takatoshi Ijiyama, è il terzo personaggio che dovrete con cui dovrete mangiare, è tipo una specie di panino. E basta. Però, ripeto, questi sono trofei che in realtà voi lo farete durante la storia, quindi non sono missabili. Li prenderete sicuramente se volete appunto completare al 100% la storia del personaggio. Quindi ecco, questi sono, diciamo, i tre trofei, 3-4 trofei che sono un po' più, diciamo, che dovrete fare un po' più attenzione, e che forse vi fanno perdere qualche ora in più, perché appunto dovrete completare tutte le battaglie di tutte e tre le zone con il grado S e la stellina per completare l'archivio. Almeno 30 partite per avere un altro trofeo.
e poi quello del cibo. Questi, diciamo, sono quelli un po' più complessi. E niente, questo era un piccolo aiuto per chi volesse appunto platinare il gioco. E niente, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al canale Wrestling. Ciao e alla prossima!